Bene, siamo arrivati qui alla nostra testa appena accennata. Adesso vedremo una cosa abbastanza veloce che permette di accennare, insomma, ai tratti, al naso e un pochino gli occhi e un pochino la bocca. È cioè una cosa che faremo molto molto semplice. Quindi andiamo innanzitutto con disegna. E disegna, ovviamente prendiamo un pennello F50, F50 invio, in maniera tale da avere delle cose molto più piccole. E qui allora disegna, normalmente costruisce verso l'esterno, noi vogliamo incidere, quindi per incidere premiamo CTRL e cominciamo a praticamente a dettagliare, diciamo, un'area in modo tale da far uscire, se riusciamo, diciamo, una specie di naso, ok? Quindi praticamente una cosa di questo tipo qua. Adesso magari lo facciamo un filo più in basso, quindi lo facciamo CTRL Z. Z, F50, per qualche motivo lo perde sempre. Partiamo un po' più in basso, facciamo il naso un pochino più largo, quindi CTRL Z, F50, chissà quando lo metteranno a posto sta cosa, CTRL, perché incidiamo col CTRL, quindi scalpelliamo tenendo premuto il CTRL, e quindi qui cominciamo ad andare giù e poi facciamo praticamente una cosa di questo tipo qua. Ok, continuiamo a incidere, praticamente facciamo quelle che sono gli occhi, no? E cerchiamo di tenere il naso, ok? E cerchiamo di tenere le orbite, insomma, dove ci saranno gli occhi. Ora, se per caso vediamo che scaviamo troppo, possiamo sempre, a parte che possiamo anche, dunque, fare, correggere un po' qua, no? Se vediamo che diventa tendenzialmente non uniforme, possiamo sempre usare Shift per correggere, Quindi per rendere un po' più uniforme e per rendere meno gravi queste cose. Però adesso, una volta fatto praticamente la parte d'incisione, usiamo il crease, che serve il piega, questo, per cercare di credo che col CTRL vedete che rende un pochino più nitide, insomma, queste cose, quindi permette praticamente di definire un pochino meglio quello che è il naso, appena appena, insomma, e ci giocate un po', insomma, con questo sistema. E dopodiché, quando siete pronti, quindi lavorando in qualche modo, quindi andate anche magari di lato, prendete magari anche il grab per prendere il naso, magari facciamolo F un filo più, ecco, prendete il naso e lo tirate un pochino verso l'esterno, quindi potete praticamente manipolare il naso come lo volete, quindi se lo volete aggiustare, se lo volete allargare leggermente. Insomma, potete quindi manovrare il naso come volete, e a quel punto lì poi l'ultima cosa è fare la bocca. Per la bocca occorre sempre con disegna, e questa volta senza incidere, praticamente si cerca di generare praticamente. Ecco, direi che una volta che avete fatto questo monticello in prossimità della bocca, potete usare il Draw Sharp, che praticamente crea proprio una sorta di incisione. E quindi incidete direttamente qua praticamente la bocca, e ottenete praticamente la bocca della vostra faccina. E poi eventualmente potete modificarla col grab, prendendo eventualmente un pochino più grosso, potete prendere la bocca, ampliarla e fare praticamente una sorta di sorriso, piuttosto che eventualmente l'espressione che vi sembra, insomma, che sia più adatta. Poi se la bocca sporge troppo, come in questo caso, potete andare anche qua qui e cercare di rimetterla dentro, oppure anche ripulirla facendo con lo Shift, praticamente la rendete, praticamente cercate di ridurre magari con Cercate di ridurre praticamente. Qui abbiamo sempre il grab, ma prendiamo quello che è il leviga, no? Il leviga praticamente appiattisce, quindi in qualche modo la ricostruite,
la ripiegate con il draw sharp e praticamente potete praticamente avere le espressioni che volete. Adesso per questo piccolo video è un po' tutto, nel senso che l'idea era solo quella di darvi un'idea molto veloce su come poter produrre il naso e un pochino la bocca, in maniera un pochino più incisiva di come ho fatto vedere giocando l'altra volta ai primordi. Con metodi più o meno simili potete fare anche le orecchie, anche lì potete fare un monticello e poi eventualmente inciderlo e poi gonfiarlo. Ricordate che per gonfiarlo potete sempre usare questo, vedete che gonfia, e quindi gonfia questa cosa qua. Invece il contrario, control, praticamente scava, praticamente, e quindi potete ridurre delle cose che eventualmente sono, mi sembra che siano troppo fuori. Quindi lavorando soltanto con disegna, draw sharp abbiamo visto, abbiamo poi visto anche il piega. E poi soprattutto, secondo me, continuo a ritenere molto interessante il grab, si riescono a fare delle cose già di una certa levatura, sia pure, insomma, mostriciattoli, parlando di mostriciattoli. Allora è tutto, buona serata.